Beauty, skincare, night routine, ossia la mia beauty routine che faccio ogni sera prima di andare a dormire. E come sapete bene, per noi questa fase è fondamentale. Io sono Anna e ti do il benvenuto nel canale YouTube delle Feltrin. Procedere con la spiegazione della beauty routine, permettimi solo di ricordarti che se sei super interessata a questi tutorial e a questi video, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale e soprattutto di attivare le notifiche che trovi qui sotto. In questo modo sarai sempre avvisata sull'uscita dei nuovi tutorial. E ora passiamo alla beauty routine. Durante la notte la pelle ha bisogno di respirare. Ovviamente rispetto alla routine che faccio alla mattina, questa comprende un po' di più passaggi. Perché? Perché ovviamente alla sera io arrivo che sono truccata, quindi dovrò andare a struccarmi e andrò a detergere allo stesso tempo il viso, applicando ovviamente vari trattamenti. I trattamenti che vado ad utilizzare sono per la mia tipologia di pelle, quindi una pelle che è tendenzialmente mista, quindi più secca sulle guance, mentre si lucida sulla zona T. Specificatamente in questo periodo sto utilizzando dei prodotti che vanno bene per chi come me ha la tendenza ad avere molte imperfezioni, quindi ogni tanto questi brufoletti, e devo dire la verità che mi sta aiutando molto a far sì che non me ne vengano fuori altri. Il primo prodotto fondamentale è sicuramente lo struccante. Fino a poco tempo fa utilizzavo questa qua, che è l'acqua micellare bifase, quindi la parte anche oleosa, solo che avendo fatto la laminazione alle ciglia non posso utilizzarla, o in realtà la potrei utilizzare sul viso. Per questo periodo in realtà preferisco optare per l'acqua micellare, questa qua classica, sempre di Garnier, con cui mi trovo bene, e tra l'altro ho anche la versione da viaggio che porto sempre con me, perché ovviamente la posso utilizzare sul viso e sulle ciglia tranquillamente. Strucca perfettamente tutto, ovviamente non va magari a struccare molto bene prodotti resistenti all'acqua, dove in realtà quest'altra è eccezionale, favolosa, perché li scioglie perfettamente. Questa io la passo direttamente con un cotoncino, e quando poi la devo utilizzare sulle ciglia per togliere una scala, la lascio un attimo in posa e piano piano lo tolgo. In questo modo ovviamente non vado a stressare le ciglia. Una cosa che voglio specificare è che io ho gli occhi molto sensibili, e sia questa che questa non mi creano fastidio o bruciore agli occhi. Quindi in realtà se hai gli occhi abbastanza sensibili come i miei, questi due prodotti sono perfetti. Queste due acque micellari vanno benissimo. Lo step successivo è quello di applicare un detergente. Questo è uno dei nuovi prodotti che sto utilizzando in questo periodo e fa parte della linea Acne Skin Under Control, ed è specifica appunto per chi come me ha la tendenza ad avere imperfezioni, anche acne. Va sostanzialmente a detergere il viso, però allo stesso tempo ti lascia proprio una sensazione morbida, cioè la pelle non hai la sensazione di una pelle che tira, ma veramente la lascia morbidissima. Non va a irritarla e non va a seccarla soprattutto, perché di solito i detergenti in gel possono andare magari ad aggredire in alcuni casi la pelle, essere molto forti, e quindi non vanno bene. In questo caso mi lascia proprio la pelle morbidissima, però me la sento pulita, perché il problema della pelle di solito mista, che è quello che almeno percepisco io sul mio viso, è proprio che tante volte sembra quasi che non sia pulita, bisogna sempre fare un ulteriore passaggio. In questo caso io applicando questo vado a pulire perfettamente, me la lascio pulire, me la sento pulita, ma soprattutto me la sento morbida. Un altro passaggio che per me è fondamentale è l'applicazione del tonico. Io utilizzo questo qua di REN, il Ready Steady Glow, che va a fare quella sorta di una leggera sfogliazione al viso. Io lo passo su tutto il viso tranne che sulla fronte, perché ho la fronte un po' più secca. Noto che quando lo vado a passare il dischetto il più delle volte rimane leggermente colorato, perché comunque fa proprio questo processo di esfoliazione, quindi è come se andasse a togliere le cellule morte che normalmente noi ovviamente vengono eliminate, però
non facciamo altro che, utilizzando questo prodotto, ad aiutare ancora di più la pelle. Quindi poi, quando io mi guardo, la pelle è molto più luminosa, oltre che sempre molto morbida. Quando lo vado ad applicare sento un leggerissimo pizzichino, ma è proprio leggerissimo, che poi subito dopo scompare. E lo uso appunto tutte le sere, magari ci sono dei periodi in cui la mia pelle è comunque un po' più sensibile, quindi lo applico una sera sì e una sera no. Come crema viso utilizzo sempre della linea Acne, questa qua è la crema normalizzante, che va essenzialmente a regolare la produzione di sebo, quindi fa sì che non mi vengano fuori altri brufoli. In realtà si può anche, tra l'altro, utilizzare, anche se nel caso viene fuori un brufoletto, direttamente sul brufoletto. In questo modo va proprio ad attenuare, a sgonfiare l'imperfezione, il brufoletto. Però è ottima perché veramente mi va a calmare. E devo dire la verità che da quando lo uso ho molti meno brufoletti che spuntano, ecco. Ultimo passaggio, ma non meno importante, è il contorno occhi. Io utilizzo questo qua di Stiamo Bio, è a base di acido ialuronico e lo vado ad applicare sia con contorno occhi ma anche contorno labbra. E sapete bene che non è da trascurare neanche il contorno labbra. Questo è un contorno occhi che io utilizzo alla sera, anche al mattino. Ne vado ad applicare, ne basta un chicco di riso diviso 2, applicato ovviamente mai troppo vicino agli occhi, perché se hai gli occhi molto sensibili può essere che crea una sorta di fastidio, di bruciore, ma sempre dove si sente qua l'osso e soprattutto in questa zona qui, dove ovviamente si possono formare le famose zampe di gallina. E siccome poi questa è una zona molto più fina rispetto all'intero viso, bisogna idratarla a fondo. Soprattutto per me in questo periodo è da idratare tantissimo, perché facendo microblading, quindi guardando molto, tendo a fare questo movimento, quindi vado proprio a strizzare un po' di più gli occhi. Quindi ne vado a mettere, soprattutto la sera, un po' di più, quasi come se fossero tra virgolette di maschera, in modo che si idrata bene, la pelle durante la notte lo riceve meglio, lo assorbe e poi in realtà al mattino quando mi sveglio non ho più niente perché la pelle se l'è mangiato. L'effetto lo vedo nel tempo, lo sto vedendo, ma soprattutto lo vedo al mattino quando poi mi devo truccare, mi devo applicare il correttore, perché applicando il correttore si applica molto bene, si stende molto bene e non tende a fare le pieghette, le famose pieghette. Questo per dire anche che è fondamentale per noi la skincare. Noi la insegniamo anche durante le nostre lezioni di trucco one to one, proprio perché può cambiare anche l'effetto sul make-up, applicando molto meno prodotto ma avendo un effetto migliore, quindi anche a lunga durata. Se vuoi ulteriori informazioni sulle nostre lezioni one to one, mandaci pure un'email al nostro indirizzo che ti lascio qui sotto. Spero di esserti stata utile. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace e non dimenticarti di iscriverti al nostro canale e soprattutto di attivare le notifiche, perché in questo modo verrai sempre avvisata quando usciranno i nuovi tutorial. A presto, buona giornata dalle Feltri!